era giugno, il 22 giugno l'anno 1633. A 23 anni, Galileo è il più giovane precario mai assunto in una università italiana. Poi a 27 anni, un colpo di fortuna, vero? Gli offrono un posto di lavoro all'estero, Galileo. È uno dei primi esempi di fuga di cervello giovane dall'Italia. Dove glielo offrono? A Padova. Lasciate stare a Copernico. E voi invece che bel servizio gli avete fatto qui? No, no, Eminenza, io non ho fatto un servizio a Copernico. No. Io l'ho messo sullo stesso piano d'Aristotele. Che fosse il lettore suo a farsi l'opinione. Come difesa è debole, mente sapiente. Un libro così non sarà mai scritto. È la prima fisica nuova dopo Aristotele. Galileo scrive un italiano straordinario. Sospetto di eresia. Deve abiurare. Roma, 22 giugno 1633. Io, Galileo, figlio di Vincenzo, fiorentino d'anni 70, inginocchiato davanti a voi, cardinali inquisitori, giuro che ho sempre creduto a tutto quel che dice e insegna la Santa Chiesa. Ecco. Quello che ha varcato l'aria, penetrato il cielo, dicendo, eppur si muove.